tu hai il COVID, all'ospedale andrai, ai, ai, se tu sei JFK, forse il cervello, no, no, ai, ai. Bene, questo è per celebrare il nostro ultimo episodio di Gimblotti per quanto riguarda la prima stagione. Perché ultimo? Perché noi avevamo deciso di fare 12 episodi. Prima di iniziare... 12 reason why. No, 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 no. Non siamo WatchMojo Italia. No, prima di iniziare volevo semplicemente ricordare al nostro pubblico da casa di iscriversi al canale... E di andare sul nostro sito www.bordelineitalia.com. O sopra, sotto, non sappiamo dove. Lo metto da qualche parte qua, lo mettiamo. Prima di iniziare alla scelta della nostra teoria del complotto preferita di questa sera, è difficile, non so che cosa. Vogliamo fare il full house, cioè vogliamo bere tutti gli sciottini. Quindi noi sceglieremo la teoria del complotto, dopodiché sceglieremo il video e poi sceglieremo le parole. E non ci alzeremo da questo divano finché non li beviamo tutti. E spero che perda lui. Onesto. Onesto però. Quale? Se domani chiamo Sick. Quale teoria del complotto? Io ragazzi ce l'ho in mezza. Ce l'ho in mezzo. Ce l'ho in mezzo. Ah. In mezzo alle gambe. Allora io ho scritto i pezzi, non abbiamo fatto un video su... La mia è nuova di... Cioè... No, ho bisogno di 3 secondi per fare un brainstorming. Con Morrison. Maurice, ci sei? Passami il Greg, grazie. No, allora, non abbiamo fatto. Mentre lui ne pensa... Ne abbiamo fatte troppe, quindi c'è... No, ne abbiamo fatto troppe poche. Ne ho io in mente ne ho tantissime, ragazzi. Ma tu, perché sei vecchio. Allora, mentre lui pensa al video del complotto, volevo dire che a seguire di questo episodio sarà fatto un episodio speciale, che non sarà altro che un voice-over del nostro primo episodio, per come l'avevamo pensato. Ed è stato fatto e montato male. Molto, molto male. Grazie, molto. Barbascura sarebbe fiero. Grazie, Barba. Spero che ci piaccia. Cioè, tutto inizio. Di un numero. Facciamo questa volta... Uno. Uno, immaginate. Salutando la mescolata. Lei la deve dare la mescolata. Lo sentite? Ecco. Questo è il nostro ultimo video. Uno, quello in alto. Aspetta, però prima di aprirlo, vediamo cosa abbiamo perduto. Tu cosa hai? Scie chimiche. Io scie chimiche. Ah, vabbè, la mia era. La tua è... Questa è la tua. Negazionisti. Di cosa? Di tutto? Sì, sono generici. Allora abbiamo scelto la mia, non ci posso credere, sono emozionato, ragazzi. Leggi l'alta voce. Madonna, ragazzi, vedete per tantissimo. Questo video, ragazzi, è molto... Tetro sarà. Legge l'alta voce, legge l'alta voce. No. Auschwitz. Penso sia la Shoah in generale, no? Quello che vuoi. Sì. Prima di iniziare, il motivo per cui ho scritto Auschwitz, ovvero la Shoah o l'Olocausto in generale, è perché conosco persone nel 2020 che negano l'esistenza della Shoah. Questo video lo dedico. Non c'è mai stata. Questo video è dedicato a tutte quelle persone che ancora sostengono che la Shoah o l'Olocausto non sia mai esistito. Quindi scegliamo un video. Non è importante se sia di 20 minuti, può essere anche di 60 ore. L'importante è che abbiamo tutti gli scettini. C'era 60 ore. Mentre lui sceglie il video, già due parole ce l'ho. Hitler, Himmler. Io direi Polonia. Norimberga, io direi pure. Norimberga, Norimberga, il processo di Norimberga. Ci può stare, metti Polonia e Norimberga. Sapone. Ci bruciano tutti nel forno. Ma chi te l'ha detto? Un uomo piangeva, ha detto che quando ci vanno i bottoni al sapone. No, 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 no. Nazismo. Se lo diranno le prime tre parole. Ah, uno pericolo così possiamo bere tutto. Valgono tutti i sinonimi possibili e immaginabili. Quindi se tu pensi che quella parola ha un sinonimo valido, tu lo devi reclamare. Okay. Però se noi diciamo che è sbagliato, se lo beve chi ha pensato che quello era un sinonimo valido. Vabbè. Perché dobbiamo bere tutto stasera. Tutto il gin. Ebrei! Quante parole siamo? Campo di concentramento, secondo me. Scrivi solo campo, okay. Che va benissimo. Capo. SS.
aspetta. Molto bene, abbiamo scritte le nostre 9 parole. Guarderemo tutti i video possibili e immaginabili finché non finiamo tutti gli sciottini. E ti prego, poiché tu hai una bella gravia, meno anni. A parte meno quello, a parte... perché tu hai anche le tette? No, 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 non siamo... Giusto. Vabbè, ma anche lui un po' di tette ce li ha. Intanto sto facendo un'altra cosa io. Ok, giusto. Scriverai le parole così noi possiamo goderci, anche se tra virgolette. Il nesso tette, posso scrivere le parole. Quindi, quindi ci vediamo tra un secondo. Ho scritto le parole, quindi mi sa che siamo... Prima di iniziare... Volevo dire che occhio, avevo pensato alla teoria del negazionismo sulla Shoah da diverso tempo e non pensavo che nell'ultimo episodio il caso l'avrebbe scelto. Come voi potete ben vedere, occhio, che è un, po è un argomento, non ti preoccupare, non ti preoccupare, è un argomento a me piuttosto caro, non nel senso che sei a favore. Sono a favore, esatto, ma perché... Secondo me è una cosa assurda, molto assurda dei tempi moderni e grave. Colgo l'occasione per ricordare l'appuntamento ogni anno del 27 gennaio, che ricordiamo che è il giorno della memoria. È giusto, esatto. E consiglio ogni 27 di gennaio di guardare almeno un film sulla Shoah. Tipo Schindler List. Bellissimo Schindler. Il ragazzo col pigiama righe. Monuments Man. Monuments Man, vero. Monuments Man, io l'ho visti tutti questi, l'ho visti tutti. Poi, quale altro? Boh, io vi consiglio anche Ogni cosa illuminata, che parla pure degli ebrei. Quello di Anne Frank. Beh, chiaro, dai, quello è un classico. Ci sono un sacco di film. È la serie televisiva? Cioè, l'impero. The Man in the High Castle? Ah, beh, come, scusate. È The Man in the High Castle, però The Man in the High Castle racconta... Non una storia vera, ma una storia, diciamo, inventata. Vabbè, però... Vabbè, anche tipo... Beh, no, forse il pianista sull'oceano, no? Pianista sull'oceano, certo, vero, anche quello. Anche quello. Però quello l'ho visto una sola volta. Uno fondamentale che me l'ho dimenticato, ragazzi, ma sono un imbecille. Quale? Bastardi senza gloria! L'ho detto io prima. Scusate, Bastardi senza gloria! Stiglitz, see how fit is into your Nazi boss. Ve lo giuro, non sto scherzando. L'avrò visto minimo, non sto scherzando, 40 volte. Cioè, ho proprio esattamente il fogliettino giusto in testa. Poiché questo è un episodio speciale, cioè il nostro episodio finale, ed è un episodio che... ed è un episodio che parla di un argomento un po' toccante dal mio punto di vista, stacchiamo le luci. Oggi sarà formato film dell'orrore. Un altro film bello di cui mi sono ricordando è La caduta, Gli ultimi 10 giorni di Hitler. Allora, abbiamo avuto difficoltà a trovare un video sul negazionismo e questo per me è una grande fortuna. Cioè, sì, siamo sì, perché secondo me girano più su Facebook, queste cose tipo... Su faccia di libro. Tipo sì. Post, immagini, sì. Tipo questo non è mai esistito, sì. Più che video veri e propri. Sì, ma anche perché penso che YouTube non lo so se glieli segnano. Secondo me, glieli sicuro, garantito. Vengono perché è abbastanza spero. Grave una cosa del genere. Lo spero. Quindi ne parlano... Per diffondere, cioè dire che esiste questo negazionismo, però non sono negazionisti. Abbiamo trovato un video di un nostro vecchio conoscente, Serafino Massoni, che spero non parli di sperma. Del vostro sperma? Del vostro, ma facciamo fatica, perché noi veniamo da lontano. Che porca l'ho sentito! Veniamo. Che porca l'ho sentito! Possiamo questo si intitola di 11 anni fa, Olocausto, Shoah, negazionismo. Io non faccio il ciak, azione. Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Questo è un video un po' strano. Lo sappiamo anche noi, grazie. Perché ogni tanto si può anche perdere la pazienza. Sì. C'è un personaggio della Bibbia che mi pare che perse la pazienza. Mm. Ed era famoso per la pazienza. A voglia, se non ti... blogger... Che risponde al nickname di Lent77CV, che ha aggiunto un commento al mio video, Shoah e negazionismo. E egli ha scritto, lo ha stampato. Chiamalo l'autentico olocausto, quello del vero agnello, non potrà che aborrire la menzogna olocaustica.
la menzogna o l'olocaustica. Allora, io sono andato per rispondere a questo simpatico blogger Lent 77CD che parla di menzogna olocaustica. Volevo rispondergli per dirgli: ma chiariscilo meglio il tuo pensiero, perché qua sembra che tu parli di due olocausti, quello del vero agnello Gesù, che sarebbe un olocausto vero, e quello degli ebrei, della Shoah. Mi dispiace. Dicendo che si tratta di una menzogna olocaustica. Ripeto, chi ama l'autentico olocaustico? L'hai cancellato dai commenti al mio video, certo, Shoah è legale, e negazionismo, è legale, però non hai potuto cancellarlo del tutto, nel senso che YouTube me lo ha mandato, io l'ho ricevuto, io volevo rispondere e non ho potuto rispondere. Abbiamo capito, che se alla fine ti avevo fiducia. È stato cancellato. Ostica. Vabbè, Serafino, io pensavo che era un dissing. Già finito il video. Certo, è finito. Quindi, vediamo. Matteo Flora, ciao. 8 mesi fa, non è negazionista in questo caso. Giusto, ragazzi. La Shoah non esiste, con 3 puntini di sospensione. Non abbiamo trovato un video che parla esattamente di Shoah e bufala, per fortuna, però ascoltiamo i video di YouTuber che parlano di questa fetta, purtroppo, fetta, feccia del mondo. Prego. L'olocausto, beh dai, non è mai esistito. O almeno così la pensano 15% degli italiani. Bravi. Quindi 6 milioni, più di 6 milioni di italiani, quindi 9 milioni di italiani. Ciao internet, c'è un'indagine di Eurispes, tra l'altro vi consiglio il rapporto Italia 2020 di Eurispes, che ne ha dentro tantissime di cose interessantissime da leggere. Io lo leggo ogni anno, ci metto un weekend. C'è una cosa di quest'anno che però mi ha fatto molta 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 paura per un paio di ragioni che oggi vorrei raccontarvi. Il rapporto sottolinea nella parte di Shoah come l'olocausto per il 15,6% degli italiani non esiste, e un po' di più addirittura il 16% ne ridimensiona la portata in termini di vittima. Significa che al contrario, 6 milioni di ebrei e 10 milioni di vittime in Italia non crede che ci sia stata la Shoah. Ora, non starò qua a fare un discorso etico su come in realtà avevano ragione quei generali che dissero fotografate tutti, perché arriverà qualche imbecille che dirà che tutto questo non è esistito. Ma lo stesso. Volevo con voi riflettere su cosa significa questo numero. È un numero francamente immenso. Per darvi un'idea di quanto è immenso, è tanto immenso quanto, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la percentuale delle donne che fumano. Quante donne conoscete a memoria che fumano? Quasi tutte. Mia mamma. Probabilmente mamma. Una percentuale piuttosto elevata. Ecco, quasi pensate tutta. Di riapplicare la stessa cosa e sapere che nella vostra cerca di amicizie più o meno la stessa percentuale di donne che fumano sono quelle che non credono alla Shoah. Proprio non credono alla Shoah. 1984 aveva una frase molto bella che diceva che chi può, beh, non lo sto citando verba, chi controlla il presente controlla il passato. Vero, me la ricordo. Il passato controlla il futuro. Era non mi ricordo che pagina chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. La possibilità di riscrivere qualcosa che era dato proprio per assolutamente consolidato è un potere enorme nella mano di tante persone, e un potere che forse mi preoccupa di più, mi fa più pensare che non tanti altri discorsi che stiamo facendo, da fake news o di libertà di pensiero in generale.
Certo, rimane sempre il problema di quis custodiet custodiet ipsos, chi custodirà coloro che custodiscono, chi decide che cosa è vero e che cosa è falso. Beh, chi vince? I documenti! Diciamo che in questo momento chi decide che cosa... I documenti sono testimonianze. È fallito alla grande. Cosa ne pensate? Raccontatemi qui sotto le vostre idee, se sono io che mi preoccupo per nulla o se in realtà anche voi un pochettino... Testimonianze? Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana cercando di farvi pensare con me su come la rete ci cambia, su un podcast. Grazie Matteo Flora, hai fatto un bel video ciascuno dei per parlare di un argomento interessante a www.matteoflora.com. In pochissimo tempo, newsletter. Sospendi. E il canale Telegram in cui riceverei gli aggiornamenti. E... Beh, nel frattempo che lui cerca un nuovo video, il libro della Shoah italiana. Parte prima, parte seconda. È un libro che praticamente fa vedere le fasi della Shoah, cioè di quando le persone erano nelle città normali, poi a quando venivano segregati, tipo con la stellina, a quando sono stati deportati, è organizzato per fasi e ognuno dice la sua testimonianza. Prendo la pagina a caso. Testimonianza di Lello Perugia, che era stato internato ad Auschwitz-Birkenau. Ricordiamo, per chi non lo sa, Auschwitz era il campo di concentramento, Birkenau era il campo di sterminio accanto ad Auschwitz. Molti non la sanno questa differenza. Erano due campi separati, ma molto vicini. Certo, perché così veniva anche semplice. Beh, chissà cosa farne. Mio fratello è morto lì, a Monowitz. Poi dico cos'è Monowitz dopo. Avendo tutte e due le gambe paralizzate. Non avevano finito i tedeschi in quanto non hanno avuto il tempo disponibile. Dopo che sono entrati i russi, ho cercato di mandarlo in ospedale. Lo feci caricare su una slitta e quando ha raggiunto l'ospedale, era morto. Prende Monowitz, era uno dei tanti sottocampi di Auschwitz, c'erano tantissimi sottocampi. Proprio perché persone non ce n'erano così tante da segregate. Cambiamo libro. Benedetto Vivanti, anche lui ad Auschwitz-Birkenau. Stavo alla rampa, poi vi spiego cos'è la rampa. Io lavoravo lì, alla rampa era buona, arrivavano i convogli e sequestravamo tutto, c'era da mangiare, noi mangiavamo, prendere i pacchi e portarli al camion o a prendere i morti e buttarli nel camion. Facevano una settimana di mattina e una settimana di notte. La rampa era praticamente la piattaforma dove i treni arrivavano ad Auschwitz. Però dai, alla tua collezione ti manca un libro fondamentale, secondo me, molto bello, ed è sempre testimonianza, che è quello di Primo Levi, che è il sistema periodico. Ah, pensavo di Primo Levi, cosa, come si chiama? Vabbè, oltre famosissimo è questo è un uomo. Sì. No, io parlavo del sistema periodico che proprio parla della sua esperienza. Però c'ho questo. Che si è salvato proprio perché lui era chimico. Però c'ho questa, La Bene del Male, che parla del processo di Adolf Eichmann. Poi ho... Fatherland, che è un libro distopico simile storia, simile a coso, a The Man in the High Castle. E praticamente c'è questo dell'SS, che siccome la Germania ha vinto, ripeto, un libro distopico. Ma questo pure molto bello. E praticamente lui, questo SS, cerca le tracce della Shoah e la parte finale, praticamente lui riesce a trovare i resti di Auschwitz. Io ho visto un film. La Pena del Male? Sì, su Hannah Arendt, Ah, su Hannah Arendt o su Pena del Male? Perché il film La Pena del Male ce lo siamo visti insieme. Sì. È quello là del processo di Eichmann. La scacchiera di Auschwitz. Però ho alcuni libri documentari, scusami, i soldati ebrei di Hitler, perché anche le SS erano gli ebrei. Ma io però mi sono visto anche il film su Hannah Arendt, mi sembra, perché mi ricordo che c'era lei con... Ah, sì. Penso. Sì. Io no, non l'ho visto. Forse l'ho visto un sacco di anni fa. Un altro libro carino che ho è La Vera Storia dell'SS. Questi li ho letti tutti, tranne qualcuno, forse ho letto a me. Questo qua ancora non sono uscito a leggere. Per i negazionisti, questa piga di libri è tutta spazzatura. Questo qua l'ho iniziato, ma non sono riuscito a finirlo per impegni universitari. Un libro che ho trovato in inglese, che se non ricordo male lo comprai, mi potrei sbagliare, lo comprai a Bucarest, in Romania. The Perfect Nazi. È la storia di questo, mi sono ricordato, è inglese, che cerca le tracce di suo nonno, che suo nonno a quanto pare era nazista. Tanto per il 15% del nostro audience, questi libri sono spazzatura, giusto? Marketing dell'Olocausto. Di Paola Migliorino, 12 anni fa. Scusate,
Da circa 60 anni a questa parte, a chi serve l'audio? L'industria mediatica occidentale, in particolare, l'audio, la merda, ripropone in tutte le salse, dobbiamo dire, la storia dello sterminio di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti. Scusami. È evidente che è stata una tragedia di proporzioni grandissime. Direi. È evidente che tutti noi, abitanti di questo pianeta, ci sentiamo addolorati per questo fatto criminale che ha sconvolto l'intera umanità. Ma fatemi dire, dopo 80 anni ancora è attuale, non se ne può più di programmi, di film, di interventi, libri, di tutto ciò che è immaginabile, possibile, libri, siamo lì, e da mettere insieme per celebrare. Cinque lettere. Ma certo, per questo celebrare fatto. Questo grande errore in maniera tale questo... Non è per celebrare, è per ricordare. È per ricordare. Sì, come si definisce. Ma è più una cosa del genere. Non c'è giorno, non c'è settimana, non c'è programma televisivo in cui qualcuno si alza e ci dice, male, ci raccomanda, che male, non dobbiamo mai dimenticare. Meno male! Che l'hai detto tu stesso, non dobbiamo mai dimenticare. Ora, voglio dire, posso come cittadino, come spettatore, avanzare il sospetto che tanto parlare nasconda qualcos'altro. Ma tu puoi anche spegnere la televisione o cambiare canale. Fatemi dire. Perché, ad esempio, non si parla mai della strage, dello sterminio degli armeni? Degli armeni. Ma che della destra che non ne parlano? Eppure è stato una sterminio, una strage di quasi simile entità. Sei d'Armenia, non ne parlo, no? Io lo milioni so di armeni sono stati uccisi dai turchi in due diverse occasioni e non ne parla nessuno. Ma chi te l'ha detto? Sei stato perché in Armenia? Ho capito. Mi chiedo, non si parla mai di questo sterminio. Eppure è successo poco prima dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. Perché non si parla mai dello sterminio dei curdi da parte dei turchi e da parte degli iracheni? Sterminio che ha causato anche quello e sta causando anche quello, che prevede l'uccisione dei civili a fronte di soldati uccisi, quindi un rapporto di tot dei miei ammazzato, tot ne ammazzerò di tuoi. Ma certamente questa proporzione, questa legge, non può riguardare i bambini. Certamente i bambini palestinesi sono innocenti. Eppure migliaia, forse centinaia di migliaia di bambini palestinesi innocenti sono stati massacrati sotto gli occhi del mondo dalle bombe, dagli aerei. Perché di quello non si parla? Ma chi te l'ha detto? Mi consentite di dire un'altra che... Un'altra volta, c'è un piano, abbiamo capito, c'è un piano. Siamo o sono stufo di questo fatto? Io non sono stufo. Sentire dire che questo fatto, questo accanimento, io potrei parlare di sospetto una settimana intera senza fermarmi. Mi consentire di dire che non approvo minimamente questa particolarità. Beh, io approvo, li vorrei verso vedere. Israele come se i loro morti non siamo noi spettatori quanto loro. Siamo le loro vittime. Se poi approviamo, non fossero migliori di tutte le altre. Come se i curdi fossero minori delle vittime israeliane nei campi nazisti, come se gli armeni fossero
A me non chiamo software. Il sospetto che non esiste il parola di software, non esiste! Entusiasmo e tanto attaccamento serve. Ma neanche in inglese. Esattamente, a coprire gli stessi misfatti, ovvero sia gli stessi massacri che oggi gli israeliani fanno a loro volta verso i palestinesi. Ah, è finito così. Mi sento male. Abbiamo sprecato tempo della nostra vita. Software. Se notate che è specializzato in software. Quello è l'importante. L'importante è che sei specializzato in software. Specializzato. Ce ne diamo un altro o ci beviamo questi? E ce li dividiamo. Lo blastare prima. Sì, lo voglio blastare. Il motivo per cui non parlano dei... almeno dei curdi. Degli armeni. Semplicemente perché... Come l'ho detto, è successo prima e non sono più sopravvissuti. Perché quando lo dico, lui dice che parlano degli ebrei perché invitano a un sopravvissuto, tipo Liliana Sagre, per esempio, no? La invitano... per fortuna ci sono stati sopravvissuti per quanto riguarda gli ebrei. Per fortuna, però c'è una cosa, scusami se ti interrompo, una cosa fondamentale. Stanno morendo tutti di vecchiaio. Tra 5 anni non esisteranno più. Eh beh, ovvio, beh, normale, una cosa normale, anzi... E tra 50 anni... E tra 50 anni sarà dimenticata perché non ci saranno più sopravvissuti. No, beh, ci saranno i nipoti che racconteranno. Non è più la stessa cosa. No, un testimone diretto non è più beh, la stessa cosa. Beh, a parte cosa. Che una pelle d'oca proprio. Una cosa fondamentale che io vorrei parlare... Noi tre, e sono sicuro di noi tre, appena dico questa cosa, quando eravamo bambini guardavamo Settimo Cielo, ovvio. Sì. C'era sì, una sì. puntata che parlava del negazionismo. C'era una puntata. Know, e c'era il padre di un bambino della classe di Simon, se ricordo quando male. Quando era piccolo, quindi le prime stagioni, mi pare. E lui praticamente c'era il genitore di questo qui e dice no, la Shoah non è esistita. E poi gli hanno portato una nonnina che aveva il tatuaggio. Il tatuaggio, sì. E lei raccontava la storia della rampa in cui, mi ricordo, sì, c'era questa scena. La mia era ebrea, mi sembra. No, non era ebrea. Era cattolico. No, manco cattolica, era protestante. Erano protestanti. No, protestante, no, protestante. È cristiano, ma non è cristiano. E raccontava la storia della rampa di destra e sinistra, che un verso era vivo, un verso era direttamente nelle camere a gas. Comunque un sacco di storie ghiaccianti. Ragazzi, riusciamo a trovare un video che... soddisfi le nostre esigenze fame. Di video, però sono contento che si parli in ogni caso di Shoah comunque. Poi comunque considera anche il fatto che quello degli armeni, gli unici sopravvissuti diretti non ce n'è, ma sono solamente... Non ce n'è ora! Ora, però ci sono i sopravvissuti, cioè i figli, magari dei figli di quelli che hanno... E su comunque di origini che provenivano da là, che sono fuggiti, sono andati verso l'America, verso... Sì. Lo so perché mi ricordo che quando ho scoperto, la prima volta che ho scoperto dello sterminio degli armeni, è stata per una mia ricerca personale che ho fatto su un gruppo musicale che mi piaceva quando ero un po' più piccolo, cioè, che mi piace tuttora in realtà. No? Lo so. I System of a Down. System of Down. Che sono di origine armena. Loro risultano sono tra i pochi, ovviamente, diciamo, figli che sono sopravvissuti, sono stati poi naturalizzati in America. E io poi è stato tramite loro che ho scoperto un po', mi sono documentato, ho letto un po' la storia e tutto quello che era successo. Perché non lo sapevo, perché a scuola... Fondamentalmente non si soffermano tanto su questo, perché poi ovviamente passano a eventi ancora di portata ancora più grande, perché comunque per quanto riguarda la Shoah stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, chiaramente, quindi è normale che abbia un impatto maggiore a livello mondiale, una cosa molto più grande. Come ha detto il nostro amico, non mi ricordo più come si chiama, allora poi ce lo guardiamo, l'altra mattina leggevo una notizia così per caso sulla Shoah. Sì, trovata a caso proprio su Facebook, a caso. Quello è il problema. No, è una notizia vera. Sì, però è quello il problema anche nel prendere notizie false. Che tu esatto. Le trovi... In cui diceva, per quanto riguarda la Shoah, nessuno parla di un argomento. Il ciclo delle donne. No, l'ho visto. Come... Anche io l'ho visto. Come era gestito il ciclo delle donne che succedeva ogni mese? Molte entravano per lo stress in amenorrea, cioè non avevano più ciclo. Vabbè, normale, poverine. Però a quelle che venivano era il dramma. Il dramma. Sì, lei poverina, le capisco, ma non lo so pensare. Ma infatti ho visto questo post, stava girando ultimamente su Facebook. Mi dispiace. Io vorrei finire con questo video. Ok, finiamo il video di
il regista di Schindler's List, Steven Spielberg, che cita, il titolo cita una sua frase, credo, mai dimenticare l'Holocaust, è di 3 minuti e 38. Spielberg ha girato Schindler's List appena dopo Jurassic Park. Lui non terminò di girare Jurassic Park perché aveva questo progetto, e Jurassic Park, le scene finali, furono dirette da suo amico George Lucas, perché lui doveva impegnarsi in questo suo progetto. Amico, è suo figlioccio. È suo figlioccio. Viene definito come suo figlioccio. Pensavo che erano BBF. Spielberg e Lucas. Non senza offesa per Lucas, che poi fa grandi cose, attenzione. Però Spielberg è tipo una spanna sopra, quindi Spielberg era quello più... Ma vuoi sapere la stessa cosa di Schindler's List e Jurassic Park? Di Jurassic Park sì, non sapevo che era per Schindler's List. Pensavo che fosse... esatto, sì. Pensavo fosse un altro film almeno. No, io lo sapevo. Perché... Per lui è un argomento... È un argomento abbastanza... molto... Ha fatto Schindler's List, che ho visto, ragazzi, bellissimo. Il finale è allucinante. Vado col video per finire in bellezza e poi ci beviamo i sciottini. Io direi di berceli mentre... Hello, I'm Steven Spielberg. And history has taught us many hard lessons, and the most painful are often the easiest to forget and the most important to remember. Which is why we must never forget the Holocaust, and we must never forget its victims. We all want to be recognized as individuals, and yet we are sometimes too quick to generalize about others because of their appearance, their religion, or their cultural background. And such generalizations by themselves can be harmless enough, but by ignoring a person's unique and individual character, we move one step closer to denying his or her humanity, which is precisely what happened to millions of people during the Holocaust. What began with stereotyping ended with genocide. Now, not all stereotyping ends in genocide, but all genocides depend upon stereotyping. And we can never reverse the failures of the past, but we can avoid repeating those failures by learning to understand that the victims of the Holocaust were people like us, rejoicing in life, happiness, and suffering its pain. A precious few of them survived an attempt to exterminate them and lived long enough to recall their life stories for the cameras and microphones of the Shoah Foundation. In 1994, I established the Shoah Foundation in order to give Holocaust survivors and other witnesses a way to share their life stories with the entire world. So we traveled to 56 countries and interviewed tens of thousands of individuals, including more than 400 here in Italy. Each testimony is precious because each tells a story unlike any other. Yet collectively, the testimonies convey a powerful message. As profoundly horrific and as personally tragic as the Holocaust was, the message of survivors is also a message of hope, one that affirms the dignity of the individual, the value of courage in the midst of complacency, and the power of life over death. It's been my dream to preserve the memories of Shoah survivors and other witnesses. Sharing their message has been my passion for the last over 10 years, and it brings me great joy to know that the testimonies of 50 Italian survivors have been entrusted to the Toscana Film Commission, joining other collections of testimony at the Central State Archive in Rome and throughout all of Italy. Anyone who wants to can view these testimonies, and I am grateful to the Commission for honoring their lives by making their stories available to the public. Sure. This International Day of Remembrance represents a new opportunity for all of us as a civilization. It indicates that perhaps we are finally willing to confront the past, and it shows that we are determined to overcome intolerance. And though I can't be with you in person at the Mandela Forum, I am so deeply honored to be invited and look forward to visiting Tuscany in the future. So thank you very much. Prego.
Ciao. Da italiano lo... Non mi tasti tu. Lo so. Cioè, prego. Da italiano lo... Dovrei invitare. Non mi tasti tu. Allora, io avrei tantissimo a dire sull'olocausto, quindi non aggiungo più io di quello... Che quello che ha detto Spielberg è abbastanza. Io direi di concludere semplicemente con un minuto di silenzio. E basta. E finirà qua l'episodio. E invitare le persone a seguirci per il nostro episodio speciale. Un minuto di silenzio e basta. E vabbè, mi sembra doveroso. Al prossimo episodio.